Shabbat Shalom a tutti voi e vi voglio dare il benvenuto alla Parashah Bo di questa settimana. E Parashah Bo, che Bo vuol dire in ebraico vieni oppure vai, dipende come è usato. La lettura della porzione di Torah di oggi viene dal libro di Esodo, capitolo 10, versetto 1, fino al capitolo 13, versetto 16. Per la porzione profetica, l'Aftarah si legge in tre parti, nel libro di Isaia, capitolo 18, versetto 7, e capitolo 19, versetti 1 a 25, e Geremia, capitolo 46, versetti 13 a 28. E poi per la Bricharesha, che sarebbe il Nuovo Patto, il Nuovo Testamento, si legge in tre diversi libri, Luca, capitolo 22, versetti 7 a 30, Prima Corinzi, capitolo 11, versetti 20 a 34, e Apocalisse 9, versetti 1 a 21. Come ho detto, vi voglio dare il benvenuto a Parashah Bo, e prima di iniziare voglio aprire questo tempo insieme in preghiera. Quindi, Abba Padre, ti voglio ringraziare per questa opportunità di leggere la tua parola e di studiarla. Ti chiedo che tu mi guidi e che ciò che esce dalla mia bocca, come chiedo sempre, sia dal tuo Ruach HaKodesh, tuo Spirito Santo, e non dalla mia carne. Nel nome di Yeshua HaMashiach, Gesù e Messia. Amen. Sono Rabbino Harel Frey, trasmetto oggi da Perugia. E oggi parliamo di un agnello senza macchia, cioè un agnello perfetto. Allora, in questa versione di Bo, quando leggiamo Bo, questa parasha, si inizia con Genesi 10, versetto 1. E in questa situazione Bo vuol dire vai. Ok, perché spesso se si va in Israele, se ti dicono vieni, dicono anche Bo, e fanno così. Quindi Bo vuol dire un po' come la parola ciao in italiano, che può essere usato sia per quando uno sta venendo da qualcuno, eppure quando uno va via, viene usato in due sensi. La parasha per questo Shabbat è intitolata Bo, che significa vai o vieni, e ci porta all'Esodo, come ho detto, ai capitoli 10 fino alla maggior parte del capitolo 13. Nonostante i ripetuti avvertimenti di Hashem, cioè di Dio, al faraone, che rimasero tutti inascoltati, e nonostante le terribili piaghe che si riversarono sull'Egitto, faraone ripetutamente indurì il suo cuore e rinnegò la sua parola. Ormai l'intera nazione conosceva il motivo delle piaghe, non è che non sapevano da dove venivano. E comprendiamo che il grado di approvazione di Faraone doveva essere piuttosto basso quando durante l'orribile piaga dell'Olocausto i suoi stessi servi lo ammoniscono dicendo: per quanto tempo quest'uomo sarà un laccio per noi? Lascia andare gli uomini finché possono servire il Signore loro Dio. Non ti rendi conto che l'Egitto è distrutto? E Faraone mette il suo peccato di lui a Mosè e lo supplica di chiedere ad Hashem, cioè a Dio, di rimuovere le locuste. Ma c'è un modello di comportamento qui: non appena le locuste vengono rimosse, come al solito, il Faraone ha cambiato idea, ha rifiutato di lasciare andare Israele. Quindi qui nel capitolo 10 leggiamo che Hashem ha indurito il cuore di Faraone. Non è che il Faraone si indurisce il cuore lui stesso, è proprio Hashem che indurisce il cuore del Faraone. Quindi si potrebbe essere tentati di attribuire la colpa ad Hashem, però ci dobbiamo rendere conto che questa era ora l'ottava piaga. Il che significa che il faraone aveva già indurito il suo cuore e rotto la sua promessa a Mosè già sette volte. È un pensiero spaventoso, secondo me, ma se persistiamo
ostinatamente nel nostro peccato, Hashem potrebbe benissimo lasciarci a Satana, Hazzatan, che in ebraico vuol dire nemico, anche in arabo. Ok? Non è che il suo nome è quello che è. Il suo nome è Lucifero, come sappiamo bene. C'è un detto talmudico secondo cui Hashem non progetta il male verso nessuno, ma quando distoglie lo sguardo da un uomo, quell'uomo va in rovina. Dobbiamo imparare ad umiliarci davanti a Dio vivente. Se lo facciamo, saremo benedetti, signori e signori. Nel frattempo, l'orgoglio del faraone porta la nona piaga sulla terra, che sarebbero le tenebre. Quindi non soltanto l'assenza di luce, ma un'oscurità così fitta da poter essere percepita. Non possono muoversi proprio da dove stanno, non vedono niente. Okay? Ciascuna delle piaghe riversate sull'Egitto ha dimostrato la superiorità del Signore Dio sui falsi dei d'Egitto. Il principale tra questi era, cioè tra questi dei era Amen Ra, che sarebbe Dio del Sole. Ra non poteva competere con Adonai, e lo sappiamo bene. E il popolo d'Egitto non aveva alcuna luce, sebbene il popolo ebraico che viveva a Goshen aveva la luce. Quindi immaginate di essere un egiziano, e di essere nella completa oscurità. Non puoi nemmeno vedere la tua mano davanti a te, e l'unica luce in tutto l'Egitto è nella città o nella zona, diciamo, dove vive il popolo di Israele. Alcuni egiziani stavano iniziando a farsi un'idea. Il faraone, tuttavia, non era uno di loro. Era impegnato in una battaglia persa di volontà con il Signore Dio di Israele, Adonai. E tutto l'Egitto ne stava pagando il prezzo. Okay? E presto avrebbero pagato il prezzo più alto. Nel capitolo 12, Hashem istruì il nostro popolo, ogni famiglia, a scegliere un agnello. Doveva essere un agnello maschio di un anno, proprio nel pieno della sua vita, e doveva essere completamente privo di macchie o imperfezioni. Dovevamo portarlo nelle nostre case il decimo giorno del mese di Nisan. Per 4 giorni quell'agnello sarebbe vissuto in mezzo a noi. Quindi stava in casa con la famiglia tutto il tempo per rilevare un difetto se ce n'era fosse stato. Quindi dovevano tenerlo in casa 4 giorni per magari vedere se usciva qualcosa. Può darsi il primo giorno vedi l'agnello. E non ti rendi conto, magari c'è un difetto, però man mano in 4 giorni lo vedi. Hashem ci ha comandato di sacrificare poi quell'agnello al crepuscolo nel 14 Nisan e di applicare il suo sangue agli stipiti delle porte, sia al montante superiore e ai montanti laterali. Ci fu comandato di arrostire quell'agnello e di mangiarlo in uno stato di prontezza per partire frettolosamente dall'Egitto, letteralmente con i nostri sandali ai piedi e il nostro bastone tra le mani. Un po' come quando stavo nel militare americano. Noi dormivamo sempre pronti, sempre vestiti quando uno sta in guerra, sempre con fucile o mitragliatrice in mano, sempre con te. Quindi, dovevi essere sempre pronto. Ed è questo che era importante. Nessuno degli agnelli doveva essere lasciato fino al mattino, quindi dovevano mangiarselo tutto quanto. Ci fu comandato di mangiare pane azzimo, cioè senza lievito, e con esso erbe amare. E dovevamo fare in modo che non si spezzasse un solo osso di agnello. Questa era la Pesach, cioè sarebbe la Pasqua ebraica di Yeshua, Gesù, e sarebbe stato un'osservanza perpetua in Israele, ovunque viviamo nel mondo, in ogni generazione. Dovevamo commemorare la Pasqua, la notte in cui, attraverso il sangue di un agnello perfetto, Hashem ha liberato il nostro popolo dalla schiavitù.
Quella stessa notte Hashem attraversò l'Egitto e qualsiasi casa che non avesse il sangue di un agnello perfetto che copriva la sua porta subì la morte del primogenito di quella famiglia. E se ben sapete, c'erano anche degli egiziani che, avendo ascoltato questo decreto, avevano anche loro messo del sangue sugli stipiti delle loro porte. Quindi erano salvati i loro figli primogeniti, ok? Quindi riuscite ad immaginare il suono del lamento proveniente dalle case di centinaia di migliaia di persone tutto allo stesso tempo. Il clamore dell'Egitto, ci viene detto, sarebbe senza precedenti in tutta la storia. Niente di simile era mai successo prima, né sarebbe successo di nuovo. E il potente faraone non era esente da questa piaga. I falsi dei d'Egitto erano stati umiliati. Il faraone potrebbe aver immaginato di essere un dio, anche lui. Infatti loro si credevano un dio. E ora anche lui era umiliato. Anche il suo primogenito era morto. Infine il faraone dice a Mosè, ad Aaron e a tutto Israele di partire dall'Egitto. Andatevene! li ha scacciati proprio. Su istruzione di Hashem, nostro popolo aveva richiesto articoli d'oro e d'argento e cambi di abbigliamento dai nostri vicini egiziani e anche altre cose, che erano fin troppo contenti di separarsi da loro se ciò significasse la fine delle piaghe e la partenza del popolo ebraico. Ci sono anche degli egiziani, se andate a leggere bene nella vostra Bibbia, che sono partiti anche con gli israeliti, quelli che si volevano salvare, che volevano che Dio di Israele fosse il loro Dio. Quindi è molto importante sapere questo. La scrittura dice che abbiamo così saccheggiato gli egiziani. Questo è successo così, saccheggiato. Non so quanto oro e argento servono per pagare i salari arretrati per 400 anni, ma Israele non lascerebbe l'Egitto a mani vuote. Okay? Sulla base della redenzione del primogenito di Israele, da quel giorno in poi al nostro popolo fu comandato di riscattare ogni primogenito con un agnello. La Pesach, come detto, la Pasqua ebraica, è un'immagine grafica di ciò che sarebbe necessario per redimere l'umanità. Circa 1400 anni dopo, a Pesach, fu versato il sangue di un agnello perfetto e impeccabile, anche se non un suo osso fu rotto. E da quell'unico sacrificio, la morte di Yeshua, cioè Gesù e Messia, siamo tutti stati redenti. Anche noi siamo stati liberati dalla schiavitù del peccato. La cosa più importante, signori e signori. La morte è passata ancora una volta su di noi. Quelli di noi che per fede hanno applicato quel sangue agli stipiti dei nostri cuori. Quindi io vorrei chiedervi se siete sotto la copertura del Messia, o se siete ancora in schiavitù del vostro stesso Egitto. Parlando di Yeshua, vorrei parlare anche della grazia di cui si parla nel Parashah Bo. Quindi parliamo della radice ebraica della grazia. La parola ebraica per grazia è chen ed è composto dalle lettere ebraiche chet, che è raffigurato da un recinto che significa privato o separato dall'esterno. E poi è la parola nun, che è raffigurato da un seme di vita o più tardi da un pesce, che significa attività, vita o erede, vita continua o erede. La parola stessa significa bellezza ed è letteralmente il paleo ebraico, significa separarsi dall'esterno o proteggere la vita. Quindi, prima di andare avanti, di proseguire, va notato che questa singola semplice parola ebraica è tradotta in italiano utilizzando numerose parole, tra cui grazia, favore, fascino,
accettazione, gentilezza, piacevole, prezioso ed eleganza. Significa tutto quello. Il pensiero ebraico è concreto, cioè visto, toccato, annusato, assaggiato o ascoltato, ed è orientato all'azione, mentre il pensiero greco è più astratto, che sono concetti o idee quasi sempre usati dai traduttori italiani anche oggi. Questo spiega la motivazione comune dei traduttori a usare varie parole italiane per la stessa parola ebraica. Questa differenza di pensiero è uno dei motivi per cui non troviamo sempre la parola grazia nelle nostre traduzioni in italiano della Torah, che sarebbero i primi cinque libri di Mosè. La parola italiana grazia, come la intendiamo noi, che accettiamo di significare favore immeritato, per una definizione approssimativa, è abbastanza astratta. In ebraico dobbiamo capirlo in termini più concreti, il che fornisce un'immagine meravigliosa e anche precisamente il motivo per cui è di tale valore negli studi sulle parole chiave tornare al paleoebraico originale, che è l'Aleph Bet. In ebraico vuol dire ovviamente alfabeto, usato per la maggior parte del Tanakh o Antico Testamento e per tutta la Torah. Questa parola ebraica, Chen, è linguisticamente correlata e fa parte della radice Hanan, oppure Hanun, che significa essere inclini verso o favorire, e Hanna, che significa inclinare o anche accamparsi. Un altro modo per capire questo è che favoriamo o ci accampiamo con uno o quelli che ci sono graditi. E trovare il favore, cioè la grazia, negli occhi di qualcuno e anche trovarli belli. Queste parole correlate possono essere trovate più di 250 volte in tutto il Tanakh da solo. Quindi notate come Hanna è usato in relazione a coloro che si accampavano vicino al tabernacolo. In Numeri 1:52 dice: i figli di Israele si accamperanno, Hanna, ciascuno presso il proprio campo e ciascuno secondo la propria bandiera, secondo i propri eserciti. Quindi un buon esempio dell'uso di Chen nel Tanakh è nella storia di Noè. Genesi 6:8 dice: ma Noè trovò la grazia, cioè Chen, agli occhi di Yahweh. Quindi, i più attenti o quelli con una conoscenza di base dell'ebraico potrebbero anche notare che le stesse due lettere ebraiche compongono il nome Noè, ok? O Noach, ok? La parola Noach, che sarebbe Nun e Chet insieme, proprio come questa parola, che significa anche riposo, o letteralmente nel paleo ebraico, le rede separati dall'esterno, come nell'arca. Quindi Mosè ricevette anche la grazia di Hashem. Poi vediamo Esodo 33, versetti 13 a 14. Ora dunque ti prego, se ho trovato favore o chen ai tuoi occhi, fammi conoscere le tue vie, affinché io possa conoscerti, in modo che possa trovare favore, chen, nella tua vista. Ok. Considera anche che questa nazione è il tuo popolo. E lui disse: la mia presenza verrà con te e io ti darò riposo, o Noach, che è il nome di Noè in ebraico. Poi c'è Esodo 34, versetto 6. Yahweh passò davanti a lui e proclamò: Yahweh, Yahweh El, cioè Dio, un Dio misericordioso e grazioso, Hanun, lento all'ira e ricco di amore e fedeltà incrollabili, mantenendo un amore costante per migliaia,
perdonando iniquità e trasgressione e peccato. Ma chi non eliminerà in alcun modo i colpevoli, visitando l'iniquità dei padri sui figli e sui figli dei figli alla terza e quarta generazione. La parola nella 70 greca per grazia è charis, okay? Ciò che offre piacere o diletto, oppure gentilezza, amorevole, favore o grazie. Questa stessa parola usata nel Nuovo Testamento, nel Harasha, è usata in modo identico proprio. In Giovanni capitolo 1, versetto 17, sta scritto: poiché la legge fu data tramite Mosè, la grazia, charis, e la verità vennero per mezzo di Yeshua HaMashiach, Gesù il Messia. Ricordate inoltre che la legge non era solo per Israele nato in modo naturale, un israelito, ma anche per lo straniero, cioè dalle nazioni o dai gentili, da innestare in Israele e da essere considerato come Israele con la stessa legge, senza differenze. Ok? In Esodo 12, 49 sta scritto: la stessa legge si applica ai nativi e agli stranieri che vivono in mezzo a voi. Il Salmo 84, versetto 11: poiché Yahweh, Dio, è solo, cioè è sole e scudo. Yahweh darà grazia e gloria, non tratterà nulla di buono da coloro che camminano rettamente. Quindi, in termini ebraici, questo dovrebbe essere inteso per presentare un messaggio coerente oggi. Dio fornisce istruzioni, cioè Torah, per coloro che predilegge e ciò che considera bello è protetto dal mondo esterno attraverso Yeshua, Gesù e Messia. Quindi, siccome i gentili che credono in Yeshua, Gesù, come Messia, come Salvatore, sono innestati, allora vale anche per voi. Quindi vediamo chiaramente che la grazia non è un concetto nuovo presentato per la prima volta nel Harasha, Nuovo Testamento. Piuttosto è presente in tutta la Bibbia. E Dio l'ha offerta, è stata richiesta dall'inizio. Quindi se vogliamo accamparci vicino ad Hashem, a Dio, con la sua protezione, o che Lui ci consideri abbastanza belli da proteggerci, dobbiamo ricevere Chen, o la sua grazia. Okay? Che sarebbe anche favore. La grazia di Dio attraverso Yeshua è il modo principale di come Hashem ha rivelato il suo amore per noi in pieno. In Efesini 2:8 sta scritto: voi infatti siete stati salvati per grazia mediante la fede, e ciò non viene da voi, è il dono di Hashem, di Dio. Quindi io spero che questo insegnamento vi abbia benedetti, e ricordatevi, continuate anche a testare tutto ciò che viene detto nella Bibbia. Cosa vuol dire? Andatela a leggere. Okay? Non date per scontato ciò che vi dice un pastore o chiunque che vi predica. Andate a testare voi, leggendo la Bibbia, studiandola con tutto il cuore. Ok? E chi vorrebbe accettare Yeshua HaMashiach, Gesù il Messia, oggi come il suo Salvatore, e vede quella grazia, quel chen, può averlo gratuitamente, non si può pagare, ok? Non si può pagare con nessun sacrificio, né con monete, né con azioni buone. Si riceve perché è gratis, affinché si può riceverla, perché un giorno sarà troppo tardi, ok? Quindi chiunque vorrebbe ricevere questo dono gratuito, ebreo, gentile, chiunque siete, ripetete questa preghiera con me, con tutto il vostro cuore, credendo che, come sta scritto nella Bibbia, chi crede in me sarà salvato. Questo l'ha detto Yeshua. Se avete dubbi su se Yeshua è il Messia o no, andatevi a leggere Isaia 53. Se sei ebreo o ebrea, ho anche un libro gratuito che vi posso mandare. Basta che ci contattate sul nostro sito, che ci sta il link
nella descrizione di questo video e su SoundCloud e ve lo manderò gratuitamente, ok? Quindi adesso preghiamo insieme. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanuder eterech Yeshua b'Meshiach, Yeshua. Benedetto sei tu, nostro Dio, Re dell'universo, che ci ha dato le vie della salvezza in Yeshua e Messia, Cristo Gesù. Grazie. E prima di chiudere, vorrei darvi la benedizione aronica. Yivarechecha Adonai bishmerecha. Yair Adonai panavalecha bikunecha. Yisa Adonai panavalecha v'yishen lecha shalom. V'shem Yeshua HaMashiach sarà shalom shalom. Che il Signore vi benedica e vi protegga. E il Signore faccia risplendere il suo volto su di voi e vi sia propizio. Che il Signore levi il suo volto su di voi e vi dia la pace. In nome di Yeshua, Gesù e Messia, il principe della pace, Shalom. Se avete deciso oggi di ricevere Yeshua come vostro Messia, contattateci, come vi ho detto, e avremo un regalo gratuito per voi, sempre contattandoci tramite il link sotto il video. Benedizione, Shabbat Shalom.